L'accordo con i medici di medicina generale, con tutte le sigle che sottoscrivono l'accordo, già solo questo elemento ha dell'unicità. Fatto su un tema che è il tema dei temi, come potremmo dire, ovvero quello delle strutture territoriali che si qualificano attraverso la gestione di posti letto con un'intensità di cura paragonabile a una lunga degenza, quindi con un'importante intensità di cura, dove il medico di medicina generale, che è quello che ci conosce meglio, è il protagonista. Nelle Marche una cosa che hanno in comune tutti i marchigiani è quello di avere un medico di medicina generale. Lo vediamo spesso a prescriverci farmaci e visite, e qui lo potremmo vedere invece come un vero e proprio professionista che ci segue, che ci cura e che oltretutto permette di avere una risposta di maggior qualità. Noi spesso vediamo una struttura territoriale, una specie di sanità di serie B. La struttura territoriale invece è quella che ci dà il meglio sulla base delle patologie che abbiamo. Questi giorni, ad esempio, i pronti soccorso si riempiono di persone disidratate che cercano un ricovero in ospedale quando, se potessero avere un'alternativa più vicina a casa, più efficace, di maggior qualità, di minor rischio, fatto col medico che mi conosce, potremmo evitare tutte le file pronto soccorso per tutti e dall'altra parte una risposta di più qualità. Di questi piccoli esempi ce ne sono tantissimi. L'accordo di oggi ci permette di realizzare queste strutture, cioè di dare un'alternativa che sulla base del bisogno che ho mi accoglie e mi dà una risposta nel territorio diffuso a livello regionale, quindi capillare, che parla molto con l'area interna e che sono quelle che più chiedono in termini di risposte sul bisogno di salute. Il budget ancora non l'abbiamo dato a nessuno, quindi non è che non ce l'hanno loro, non ce l'hanno gli altri, ma nel momento in cui lo scriveremo confermeremo per tutte e 13 strutture le risorse che hanno avuto fino all'anno scorso, neanche un euro di meno. Nessuno potrà parlare di tagli, ma potremo parlare invece di riforma con questo coinvolgimento straordinario del medico che meglio ci conosce e che ci permetterà quindi di avere sul territorio presidi di grande valore e di grande importanza.